Bene, allora continuiamo a parlare di inversori e andiamo ora ad analizzare un altro tipo di inversore, l'inversore di Hart. Allora, a tale proposito andiamo a fare uno schema ancora una volta dell'inversore di Pontellier e da esso deriviamo questo nuovo meccanismo che è appunto l'inversore di Hart. Allora, dobbiamo disegnare, come detto, questo inversore di Pontellier. Dobbiamo rispettare un po' la scala per fare in modo, diciamo, di ottenere un disegno adeguato, quindi le proporzioni sono abbastanza importanti. Allora, mettiamo l'inversore di Pontellier, lo rappresentiamo in colore diverso. Questo è il rombo articolato e qui, diciamo, sarebbe la cerniera fissa. Lo facciamo un po' più compatto rispetto a quanto fatto prima. Allora, questa sempre lunghezza B, A, A, A e A. Questa è la cella di riferimento del meccanismo di Pontellier. Allora, indichiamo questo punto con O0, A0, A0 primo. Questo punto lo indichiamo con M. Ok, benissimo. Allora, avendo questo meccanismo sullo sfondo, ne andiamo a disegnare un altro, che è appunto l'inversore di Hart. Queste sono le linee di costruzione. Chiamo questo punto con C, questo con E, questo punto con B. Ecco, e andiamo ora ad evidenziare il meccanismo di Hart, che non è nient'altro che un antiparallelogramma articolato. Quindi vi anticipo che uno dei vantaggi principali dell'inversore di Hart rispetto a quello di Pontellier è che ha un numero di membri inferiore, ok? E quindi dal punto di vista realizzativo è meno complesso, ok? Allora, come detto, è un antiparallelogramma articolato, quindi in sostanza un quadrilatero. Ok? Quindi dobbiamo partire da questa forma a trapezio e poi andare ad incrociare in questo modo. È molto importante che la figura sia fatta bene. Ok? Vedete, è un quadrilatero articolato, abbiamo quattro lati,
ok? CP, BE, DC. E abbiamo, come vedete, una correlazione con l'inversore di Poincaré che vedete sullo sfondo in colore diverso. Allora, facciamo subito delle osservazioni geometriche e notiamo subito che, naturalmente qui dovrebbe essere rispettato questo parallelismo, quindi la figura BM a 0 o 0 dovrebbe essere un parallelogramma articolato, va bene? Quindi come parallelogramma articolato il lato A0M deve essere uguale ad O0B, quindi questo è A, va bene? Questo naturalmente vale anche da quest'altra parte, e quindi anche questo è A. Morale della favola, CB ha una lunghezza totale che è uguale a 2A, che andiamo ad evidenziare qui all'esterno, così lo teniamo a mente, perché ci interessa avere un legame tra l'inversore, le proporzioni dell'inversore di Poincaré e quello di Hart per la dimostrazione che ci apprestiamo a fare. Va bene? Per considerazioni analoghe, abbiamo che il link CD dell'antiparallelogramma di Hart ha una lunghezza che è pari a 2B. Ok? Allora vi faccio due figure come al solito estrapolate per rendere il discorso più chiaro. Quindi, come dicevo, nel caso precedente abbiamo considerato questo parallelogramma articolato BM a 0 o 0, quindi questo è parallelo a questo, questo è parallelo a questo da quella figura. Siccome questa lunghezza è uguale ad A, naturalmente è uguale ad A anche questa, va bene? E per simmetria anche questo è A e tutto il link CB è uguale a 2A. In maniera analoga noi possiamo dire questo, cioè se andiamo a estrapolare quest'altra figura che è un altro parallelogramma articolato, un altro parallelogramma, quindi questo è M, questo è D, sono considerazioni puramente geometriche, quindi qui abbiamo, come dicevo, un altro parallelogramma, questo qui è A0 e questo è O0. Allora, siccome O0, M è uguale a B, questo è parallelo a questo, questo è parallelo a quest'altro. Quindi se O0M è B, anche A0D, cioè questo, è naturalmente uguale a B. Ci siete? Sarebbe questa figura, MB a 0 o 0, è un parallelogramma, quindi questa distanza B è uguale ad A0D. Anche qui per simmetria, stesso discorso vale per la parte inferiore, quindi anche questa distanza è uguale a B. Morale della favola, che in questo antiparallelogramma articolato ha per lunghezze delle aste 2A e 2B. Ok? Anche qui posso tirare su queste dimensioni, va bene? In questo modo. Questo è 2B. Bene. E quindi naturalmente le proporzioni di questo antiparallelogramma sono derivate da quelle dell'inversore di Poincaré che vedete riportato nello sfondo. Detto questo, andiamo a considerare come cerniera fissa
del quadrilatero arancione, quindi del meccanismo di Hart, non O0, altrimenti otterremmo una perfetta equivalenza con l'inversione di Poincaré, ma lo andiamo a mettere per esempio qui, ok? Quindi lungo questo lato, ma non in coincidenza con O0, va bene? Questo è il nostro punto O, rispetto al quale andiamo ad assegnare e a verificare la proprietà della inversione. Quindi traccio, partire da O, questa retta che taglia tutto il meccanismo in questo modo. Va bene? In particolare dobbiamo andare a individuare i punti in cui questa retta blu appena tracciata taglia naturalmente il meccanismo di Hart, va bene? E individuiamo appunto questi punti qui. Ecco, questo punto è il punto A e questo è il punto A' e questo è il punto O, cioè sono i tre punti caratteristici per la legge dell'inversione, dove O sarebbe il centro della circonferenza di inversione e A e A' sono i punti che si corrispondono nel rispetto della legge di inversione, in maniera analoga a quanto abbiamo appena visto per l'inversore di Poincaré. Allora, tanto per cominciare, andiamo qui a scrivere la legge di inversione per l'inversore di Poincaré che vedete nello sfondo. Quindi cosa dobbiamo scrivere? Che O0 A0 per O0 A'0, questo è uguale al quadrato del raggio della circonferenza di inversione, ma nel caso dell'inversore di Poincaré questo è uguale a B quadro meno A quadro. Va bene? Questa è la legge di inversione per l'inversore di Poincaré. Andiamo ora a porre, a fare questa posizione, cioè introduciamo un parametro M che tiene conto in qualche modo di quanto l'inversore di Hart si discosti da quello di Poincaré. Va bene? Cioè vado a scrivere che M è uguale ad O O0 diviso A. Va bene? Cioè di quanto il centro O si discosti da O0. Naturalmente se questa distanza fosse uguale a 0, M sarebbe uguale a 0 e ritornerei ad un meccanismo di Hart perfettamente equivalente a quello di Poincaré, come verificheremo anche alla fine del discorso. Quindi questo parametro M vale naturalmente per il punto O, ma vale anche per il punto A e per il punto A', perché vedete che mentre O corrisponde ad O0, A corrisponde ad A0, A' corrisponde ad A0'. Ok? Quindi questo parametro sintetizza, tra virgolette, questo discostamento rispetto all'inversione di Poincaré che abbiamo assunto come riferimento. Ok? Quindi qui possiamo, in maniera analoga, scrivere che M è anche uguale ad A a 0 diviso B, ma è anche uguale ad A' 0 diviso B. Ok? Perché questa è riferita a questa lunghezza che è A e questa è riferita a quest'altra lunghezza che naturalmente è B, e analogamente da quest'altra parte questo segmento è riferito a tutta questa lunghezza che è ancora B. Ok? Quindi indichiamo, questi rapporti sono tutti uguali tra loro perché sono dettati da questa retta orizzontale che ho tracciato. Se io abbasso questa retta, di conseguenza O, A ed A' si sposteranno di conseguenza, ma tutti in proporzione. Va bene? Infatti questi rapporti sono tutti uguali a questa costante che è M. Ok. Allora, detto questo, andiamo a fare delle altre considerazioni e andiamo a vedere se questo meccanismo rispetta la legge di inversione e qual è la legge di inversione.
in maniera analoga a quanto abbiamo fatto per quello di Ponseri. Va bene? Allora facciamo delle considerazioni di carattere geometrico. Lasciatemi fare questa figura, questa figura che, come al solito, per chiarezza vado ad estrapolare dalla figura principale, che è data da questo triangolo, dove questo triangolo è B, O, questo è O, ma mi interessa anche riportare O0 che si trova sopra, quindi questo è A'0, è A'0 e questo naturalmente è A. Cioè questo triangolo, il piccolo, o meglio quei due triangoli sarebbero questi, B, questa è A', B, A', A0', questo lato qui, va bene? Analogamente abbiamo B, O0, O e poi O, A', va bene? Quindi questi due triangoli, ripeto, sono estrapolati naturalmente dalla figura principale. Perché questo? Perché da qui vado a scrivere un'equazione di proporzionalità che poi piano piano ci conduce alla relazione finale. Cosa posso scrivere? Sono triangoli naturalmente simili, quindi posso scrivere che OA' sta ad O0A0' come BO sta a BO0, va bene? Quindi O la base in sostanza di questi due triangoli, quindi OA' sta ad O0A0' come BO, quindi questo lato sta a BO0, sono triangoli simili, quindi questa relazione ci sta. In particolare questa mi serve perché mi consente di esplicitare OA' che è uguale ad O0A'0 che moltiplica BO diviso BO0. Ok? Questa è una prima relazione che mi torna utile. Ok, ancora andiamo ad estrapolare quest'altra figura che è ancora rappresentata da triangoli simili in questo modo. Quindi qui abbiamo A0, O0, questo è il punto O, va bene? E questo è il punto A, queste si intersecano nel punto C. Sto guardando questo triangolo O0A0C che è tagliato da questo segmento OA, va bene? Ok, con riferimento a questi altri due triangoli simili vado a scrivere quest'altra equazione, sempre un'equazione basata sulla proporzionalità tra i lati di triangoli simili. Quindi posso scrivere che OA sta ad O0A0 come CO sta a CO0. Va bene? Quindi OA sta ad O0A0 come CO sta a CO0. Va bene? Questa relazione pure mi torna utile perché mi consente di esplicitare OA, ma OA è uguale ad O0A0 che moltiplica CO diviso CO0. Va bene? Vedete che abbiamo esplicitato questo termine e questo termine. Questa la incorniciamo perché la legge di inversione per il meccanismo di Ponseri. Benissimo. Allora,
Andiamo ulteriormente ad esplicitare questa. Abbiamo O0 a 0 che moltiplica CO diviso CO0. Ma andiamo a vedere, CO0 è uguale ad A. Quindi qui al denominatore abbiamo A. Va bene? CO0, tutto è 2A, questo è A. Al numeratore abbiamo CO, ma CO è questo, che quindi è uguale ad A, che è tutto, meno questa distanza che è O0, ma O0 è uguale ad M per A, quindi abbiamo A meno M per A. Quindi qui abbiamo O0 a 0, A che moltiplica 1 meno M diviso A. A e A si semplifica e otteniamo questa relazione. Cioè abbiamo espresso OA in funzione di O0 a 0, quindi con riferimento all'inversore di Poincaré, moltiplicato per 1 meno M, dove M è un numero caratteristico. Che l'abbiamo introdotto qui, va bene? E questa è una cosa. Andiamo a vedere la relazione sopra. La relazione sopra, qui abbiamo O0 a 0' che moltiplica BO diviso BO0, ma BO0, andiamo a vedere a quanto è uguale BO0, sempre ad A, giusto? Perché è la metà di CB. Quindi al denominatore, ancora una volta, abbiamo A. Al numeratore abbiamo BO. BO sarebbe tutta questa distanza, ma questo è A più questa distanza qui. Ok? Quindi abbiamo A più M per A. Ok? BO0 è uguale ad A più O0, ma O0 è uguale ad M per A, va bene? Quindi anche qui possiamo scrivere O0 A primo 0 A che moltiplica 1 più M diviso A che si semplifica. Ok? Bene, se ora noi andiamo a considerare il prodotto tra questi due, cioè andiamo a scrivere OA che moltiplica OA', questo è uguale a che cosa? OA è uguale a questo, quindi abbiamo O0 a 0 che moltiplica 1 meno M per O0 a primo 0 che moltiplica 1 più n. Ci siete? Semplicemente sostituito questa espressione qui e questa che abbiamo ricavato prima qui dentro. Va bene? Questa e questa. Ma basta sviluppare banalmente il secondo membro di questa equazione, che cosa otteniamo? Otteniamo 0 a 0 che moltiplica O0 a 0 primo, qui ancora una volta abbiamo somma per differenza, quindi la differenza è 2 quadrati, quindi 1 meno m quadro. Questo è quello che otteniamo. Ma attenzione, perché questo prodotto, che è O0 a 0 per O0 a 0 primo, è uguale a questo. Vedete? Ma questo corrisponde alla legge di inversione per il meccanismo di Poincaré, quindi è uguale a B quadro meno A quadro. Quindi questo può essere ulteriormente semplificato, qui possiamo scrivere B quadro meno A quadro che moltiplica 1 meno M quadro. Abbiamo così dimostrato che questo meccanismo, che è costituito da quattro
e 1,5 perché c'è il telaio, membri, è un inversore, perché rispetta la legge di inversione. Qual è la legge di inversione? Ve la riscrivo qui. OA per OA primo è uguale a B quadro meno A quadro che moltiplica 1 meno M quadro. Questa è la legge di inversione per l'inversore di Hart. Ok? Inversore di Hart che ha come dimensioni 2A e 2B. Ok? E quindi questo è il quadrato del raggio della circonferenza di inversione. Possiamo subito osservare che se O coincide con lo zero, se O coincide con lo zero, cioè la cerniera fissa viene posizionata esattamente nel punto medio del link CB, ok? Che cosa accade? Che la distanza O0 è uguale a 0 e quindi M è uguale a 0, ma se M, quindi da qui questo implica che M è uguale a 0, il che implica che questo va a 0 e quindi otteniamo come legge di inversione esattamente la stessa del meccanismo di Poisson, cioè diventano equivalenti, posso usare o l'uno o l'altro, la legge di inversione è identica solo quando, ripeto, vado a posizionare la cerniera fissa esattamente in O0, va bene? Perché la legge diventa OA per OA primo che è uguale a B quadro meno A quadro, che è quella dell'inversore di Poisson. Ok? Altrimenti la legge di inversione è quella, e ripeto, il termine a destra corrisponde al quadrato della circonferenza di inversione, cioè della curva che crea questa corrispondenza di univoca tra i punti A ed A primo. Ecco, a questo punto i vantaggi sono evidenti. Allora, se noi andassimo a calcolare il numero di gradi di libertà dell'inversore di Hart così rappresentato, questo è costituito da questi quattro lati, va bene, più il membro fisso, quindi è costituito da 5 lati, per cui n è uguale a 3 per n meno 1, cioè 3 per 4 che è 12, e abbiamo poi 2, 4, 6, 8 e 6, 8, 8, 10, quindi 12 meno 10 abbiamo 2 gradi di libertà, ok? Quindi ci troviamo esattamente in una situazione analoga a quella vista prima. Se poi vado a considerare questo punto tracciante e lo guido secondo una certa traiettoria, che può essere una circonferenza ma può essere anche una traiettoria diversa, corrispondentemente il punto A' traccerà un'altra traiettoria che si corrisponde con quella di A per il tramite della legge di inversione che è dettata dalla circonferenza di inversione, va bene? Discorso perfettamente analogo a quello precedente relativamente all'inversore di Poisson. Abbiamo 2 gradi di libertà, quindi anche in questo caso se io qui vado a mettere un link e quindi introduco una manovella, cioè un vincolo in più, i 2 gradi di libertà si riducono ad 1 ed ho complessivamente un meccanismo ad un solo grado di libertà. Quindi anche l'inversore di Hart gode di proprietà simili e può essere utilizzato come generatore di traiettoria rettilinea esatta. Quindi il passo in più che ha fatto Hart rispetto a Poisson
Poncelier e Lipkin, è che praticamente è riuscito a trovare un meccanismo generatore di traiettoria rettilinea esatta che presenta solo coppie rotoidali, ma che ha un numero di membri inferiore a quello dell'inversore di Poncelier. Perché qui nell'inversore di Poncelier, come meccanismo di un grado di libertà, abbiamo 8 membri, e invece in questo caso ne abbiamo 4-5 più quello che possiamo introdurre, praticamente un esalatero. Quindi siamo passati da 8 lati a 6 lati, quindi il meccanismo è più semplice, le prestazioni sono assolutamente le stesse. Va bene? Ok, allora andiamo ora avanti. A questo proposito devo cancellare, quindi cancelliamo questa parte qui e andiamo a fare uno schema dell'inversore di Hart per capire come è possibile ottenere anche in questo caso un generatore di traiettoria rettilinea esatta. Andiamo a fare questo disegno, diciamo la cella di riferimento è sempre questo antiparallelogramma articolato. Ok, allora rifaccio questo schema, vediamo un po' se riusciamo. Allora, diciamo la cella di riferimento è data da questo antiparallelogramma, che è un quadrilatero, come vedete, incrociato. Eccolo qua. Conviene sempre fare delle linee di costruzione, come vedete questo deriva in sostanza da un trapezio isoscele, insomma. Altrimenti diventa difficile far venire una figura decente. A questo punto andiamo per esempio ad individuare un punto fisso che andiamo a prendere su questo lato, per esempio qui, che diventa il nostro punto O, e la cosa importante è che la retta di riferimento naturalmente deve essere questa parallela, diciamo, alle basi del trapezio isoscele di riferimento. Infatti questa retta va a tagliare, diciamo, il quadrilatero in questi punti, che sono i punti caratteristici della inversione. Ok? Bene. Allora, se noi andiamo a guidare questo punto secondo una circonferenza, ma questa circonferenza ancora una volta deve passare per la cerniera fissa, cioè valgono le stesse considerazioni fatte per l'inversore di Poncelier. Deve passare per la cerniera fissa, vale a dire per il punto O, se vogliamo ottenere una traiettoria rettilinea, naturalmente, altrimenti otteniamo ancora delle circonferenze di diametro caratteristico, dettate sempre dal raggio della circonferenza di inversione. Bene,
Allora, se noi andiamo a collegare questo punto, come vi dicevo, ad una, facciamo quest'altra retta, e facciamo in modo che questa, che questo punto sia guidato in modo tale da passare con la propria circonferenza in questo punto qui, quindi ok, questa circonferenza, come vedete, passa proprio per il punto fisso O, va bene? Grazie alla presenza di questo link. Naturalmente tutto il meccanismo ora è diventato ad un solo grado di libertà, perché abbiamo introdotto naturalmente un vincolo. Bene, l'altro punto, che sarebbe questo, quindi per capirci questo sarebbe il punto, punto A' e il punto A, va bene? Ecco, l'altro punto traccerà una traiettoria che è rettilinea e perpendicolare alla retta che passa per le cerniere fisse. Traiettoria circolare del punto A' diventa una traiettoria rettilinea del punto A che è perpendicolare all'asse che congiunge le due cerniere fisse, in maniera analoga a quanto accadeva nel caso dell'inversore di Poisson. Bene, a questo punto voglio fare alcune considerazioni che riguardano invece i pantografi. Riguardano i pantografi, quindi mentre in questo caso noi facciamo riferimento ad un antiparallelogramma articolato, nei pantografi noi facciamo riferimento come cella elementare al parallelogramma articolato. Allora, vediamo che ragionamento possiamo fare. Allora, se noi prendiamo un parallelogramma articolato, che come sapete è un particolare quadrilatero che ha i lati uguali a 2 a 2, va bene? Questa è la cella elementare per generare un meccanismo pantografo. Il meccanismo pantografo è molto utile perché viene utilizzato come copiatore, no? Perché riesce a riprodurre delle figure geometriche omotetiche, cioè in scala, quindi possiamo sia amplificare che ridurre la scala delle figure, di una figura geometrica. Questo è molto utile anche nelle lavorazioni meccaniche. Va bene? Allora, abbiamo questo parallelogramma articolato, che cosa andiamo a fare? Allora, innanzitutto tracciamo come al solito una retta di riferimento, che poi la legge, diciamo, fa sempre riferimento a punti che si trovano su una retta, prendiamola per comodità orizzontale, passante per esempio per questa cerniera, questo spigolo, diciamo, del nostro parallelogramma di riferimento. Andiamo ora a prolungare questi due lati estremi, attenzione a prolungare, quindi rimane un pezzo soltanto come corpo rigido, fino ad intersecare questa retta, ok? Analogamente qui andiamo a prolungare fino ad intersecare questa retta. Abbiamo quindi individuato tre punti caratteristici che si trovano lungo la retta di riferimento.
Ok? Allora, indichiamo questo punto con O e andiamo per il momento a installare una cerniera fissa proprio in questo punto O. Questo punto lo indichiamo con Q, questo punto lo indichiamo con P. E qui abbiamo, per esempio, B, A, B e C. Ok? Quindi siamo partiti da un parallelogramma articolato, prolungando i lati, siamo passati a questa nuova figura, a questo nuovo meccanismo. Come vedete, questo meccanismo è ancora una volta a quanti lati? 4 più 1, 5. Però è basato su un parallelogramma articolato. Com'è quello di Hart? 4 più 1, 5. Se parliamo di meccanismo a 2 gradi di libertà. Va bene? Poi diventa un esalatero introducendo un link aggiuntivo se per caso siamo interessati ad utilizzarlo come generatore di traiettoria retina. Va bene? C'è una perfetta analogia del discorso, eh? Quindi anche in questo caso quanti gradi di libertà abbiamo? Possiamo verificarlo facilmente, sono 5, come gradi di libertà complessivi 3 per 4, 12. I vincoli quali sono? 2, 4, 6, 8, 10, 12 meno 10 è 2, quindi anche qui abbiamo 2 gradi di libertà. Come è giusto che sia, perché io vado a guidare per esempio questo punto e ottengo di conseguenza un movimento del punto P, quindi deve essere a 2 gradi di libertà in modo tale da poter tracciare una qualsiasi traiettoria del piano, perché io ho 2 gradi di libertà XY, ok? Quindi questo lo guido e di conseguenza ottengo una traiettoria del punto P. Che legame c'è tra la traiettoria di Q e la traiettoria di P? Questo è il punto, no? E questo lo possiamo verificare in maniera molto semplice, come al solito, ragionando con la similitudine dei triangoli. Allora, andiamo a prendere per esempio tutto il triangolo esterno, quindi vale a dire OB, P, tutto questo triangolo esterno e per esempio quest'altro triangolo qui. Perché? Perché noi vogliamo trovare un legame tra il movimento di P e il movimento di Q in funzione delle dimensioni delle aste, naturalmente, che quelle sono in qualche modo assegnate. E cosa scopro? Che io ho un rapporto costante K tra OP ed OQ. OP ed OQ. Ma perché questo rapporto è costante e quanto vale? Ok? Quindi O sarebbe l'origine, posizione di P rispetto all'origine, posizione di Q rispetto all'origine, in maniera analoga a quanto abbiamo fatto prima per la legge di inversione. Ma OP sta ad OQ come ovviamente OB sta ad OA, giusto? Sono triangoli simili, quello arancione e quello rosso, quindi ovviamente i rapporti tra i lati omologhi naturalmente rimane costante e ovviamente questo è valido anche come rapporto tra BP sta ad AQ. Questi rapporti sono uguali tra loro e naturalmente questo è uguale a una costante che è caratteristica del meccanismo, perché mentre questi due punti sono liberi di muoversi, perché il meccanismo ha 2 gradi di libertà, va bene? E qui ho che OB diviso OA, queste sono dimensioni delle aste, cioè OB è la lunghezza di questo link, OA mi dà la posizione di questa cerniera, giusto? Quindi sicuramente questo è costante, questo pure dipende dal meccanismo. E allora K è una costante, e che legge è? Possiamo scrivere una legge simile a quella di prima con riferimento all'inversione. Qual è la differenza? Che il legame qui è di proporzionalità diretta, perché se io voglio ricavare OP, OP è uguale a che cosa? A K, che è una costante che dipende dalle dimensioni delle aste, per OQ.
diretta proporzionalità. Ok? Se noi andiamo a guardare questa, che era quella di Poncelier, se io voglio ricavare O0 oppure O0 a 0', questo sarà uguale a una costante diviso O0 a 0, che è una proporzionalità inversa, infatti si chiamano inversori, giusto? Da quest'altra parte ho una proporzionalità diretta e il K, come nel caso degli inversori, dipende dalle dimensioni delle aste. Quindi ho un fattore di scala. Per usare un termine, diciamo, più pratico delle applicazioni, è un fattore di scala. Giusto? Quindi vuol dire che se Q si sposta di una certa quantità, per esempio in quella direzione, ma lo posso fare in una qualsiasi altra direzione, cosa fa P? Si sposta di una quantità che è direttamente proporzionale a questa, per il tramite di cosa? Di K, ma K dipende dalle dimensioni delle aste, cioè dalle proporzioni del pantografo. Ok? E siccome la proporzionalità è diretta, io ottengo delle figure omotetiche, cioè la stessa figura in scala. Un po' come il comando stretch dell'AutoCAD, no? Voi avete una certa sagoma, questa può essere ridotta o amplificata in scala conservando la forma, ma variando soltanto in scala. Questo può essere ottenuto con un meccanismo pantografo, perché gode di questa proprietà fondamentale. Va bene? Ok, detto questo, voglio fare qualche esempio. Allora, devo cancellare da qualche parte, cancelliamo qui. Allora, andiamo per esempio a considerare, così facciamo anche un po' di analisi cinematica, consideriamo per esempio questo pantografo fatto in questo modo. Questo è tutto un pezzo e anche questo è tutto un pezzo. Allora, la corrispondenza è tra questi punti, come detto, che sono allineati tra loro, questi tre punti, giusto? Cioè questo, questo e questo. Ora io posso decidere di mettere la cerniera fissa qui, o la posso mettere in mezzo, o eventualmente la posso mettere dall'altra parte. E dipende da quello che voglio ottenere. Ok? Allora, nel caso classico di copiatore, in cui vogliamo amplificare la scala e ottenere delle figure omotetiche, come dicevo prima, la cerniera viene messa ad un estremo e si fa in modo che questa distanza sia 2, 3, 4, 5, n volte più piccola di quest'altra distanza, e questo può essere definito in fase progettuale a secondo delle dimensioni delle aste. Per lo schema che vi ho appena fatto, vi ho fatto uno schema un po' particolare, perché ho ipotizzato di avere in questo caso un rombo articolato, va bene? Non un parallelogramma. Quindi naturalmente queste distanze, in questo caso decido di mettere la cerniera qui, questo lo chiamo punto O, e questi sono gli altri due punti, li chiamo con Q e P. Ok? Quindi la distanza, in questo caso è un esempio, la distanza OQ è uguale alla distanza OP. Siamo
considerando un esempio particolare. E ho messo la cerniera qui all'interno. Questo possiamo continuare a indicarlo con B, A e C. Ecco, che cosa accade quando metto la cerniera in mezzo? Va bene? Questo è un caso particolare in cui queste due distanze sono uguali, ma potrebbero essere diverse. Il punto è cosa accade quando metto la cerniera in mezzo piuttosto che a un estremo. Allora, noi per capire questo possiamo così sviluppare anche un esempio pratico di analisi cinematica. Immaginiamo di andare a guidare questo punto secondo una traiettoria rettilinea, che è proprio quella blu tratto punto, avendo inserito una coppia prismatica qui. Quindi io guido questo punto, tutto il meccanismo è ora diventato ad un solo grado di libertà, quindi Q si muoverà in un solo modo, perché è un grado di libertà, dipende da come si muove l'input, di conseguenza otteniamo l'output. Allora, questo è un problema di analisi cinematica, quindi questo lo indichiamo con 1, questo è 2, quest'asta è 3, il pistone è 4, questo è 5 e questo è 7. Va bene? Un grado di libertà. Supponiamo di assegnare una velocità, che può essere la velocità del punto P, verso l'interno, per esempio, ok? Quindi la velocità di P è assegnata verso l'interno. Domanda: voglio trovare la velocità del punto Q, va bene? Allora, centro di istantanea rotazione del membro 3, siccome 2 si muove in questo modo, è il centro di istantanea rotazione si trova. Se il disegno è fatto in scala, per le proporzioni che ho ipotizzato, naturalmente qui dovremmo trovarci su questo allineamento. Ok? Quindi questo è il centro di istantanea rotazione del membro 3, che è una biella. Quindi, conoscendo la velocità di P, io posso ricavare la velocità angolare del membro 3 istantanea. Divido V di P per la distanza P3P e ottengo questa velocità angolare omega 3. Dalla omega 3 posso ricavare la velocità istantanea del punto C, e quindi di conseguenza, volendo, anche la omega 2. Ma posso ricavare anche la velocità di B, che è questa. Ok? Ora, dove si trova il centro di istantanea rotazione del membro 5, che sarebbe l'altra biella di questo meccanismo? Noi abbiamo il membro 6, che è vincolato a ruotare intorno a questo punto fisso, quindi il P6 coincide naturalmente con O, A coincide con il P5-6, ok? E B coincide con il P3-5. Bene? E allora il discorso è molto semplice, perché P6 e P5-6 danno questo allineamento, P6, P5-6 e P5, P3, P3-5, e otteniamo che questo punto è esattamente il centro di istantanea rotazione del membro 5. Ok? E allora, nota la velocità istantanea di B, posso andare a ricavare, a calcolare la velocità angolare istantanea del membro 5, la velocità del punto A e soprattutto, quello che ci interessava,
la velocità di Q. Allora, questa è la velocità di Q istantanea. Come vedete, per un fatto di simmetria, questa velocità di Q in modulo è identica alla velocità di B. L'unica differenza è che hanno verso opposto. Perché? Perché ho utilizzato un pantografo con un fattore di scala 1. Quindi quello che fa il punto B lo fa anche il punto Q. Ok? Come fattore di scala. Va bene? Perché? Perché la omega 3 è uguale alla velocità di P diviso di 3P, ma la velocità di B è uguale ad omega 3 di 3B e quindi è uguale alla V di P per P3B diviso P3P. Ma la omega 5 è uguale alla V di B diviso di 5B ed infine la velocità di Q è uguale ad omega 5. Omega 5 quindi sarebbe la V di B, quindi scriviamo tutto di 3B di 3P sarebbe questa, e 1 su P5B, sì, P5B, va bene, e questa sarebbe la omega 5 moltiplicato per P5Q. Ho compattato tutto qui dentro, in questa relazione, nota la V di P, ho che, attenzione, P3B, P3B è uguale a P5B, giusto? In questo caso questa distanza è uguale a questa. Si semplifica. P5Q è uguale a P3P. Questo si semplifica. Risultato è che la V di Q è uguale alla V di P. Qui ho ragionato in modulo, quindi non vedo il verso, ma il verso è opposto. Va bene? Allora, andiamo a vedere, per esempio, una applicazione. Ce ne sono diverse, ma consideriamone per esempio una. Una importante categoria di robot è rappresentata dai walking robot. I walking robot sono i robot che camminano, cioè con le gambe, in alternativa alle soluzioni che prevedono l'utilizzo di ruote oppure di cingoli. Ok? E ci sono pochi robot a 2, a 4, a 6 gambe, a 8, in analogia a quanto accade per esempio per i ragni. Ecco. Allora, ci sono diverse soluzioni per la realizzazione della gamba di un robot. Tra queste, una soluzione che è diventata ormai abbastanza classica è quella che prevede l'utilizzo di un pantografo. Cerchiamo di capire perché. Allora, innanzitutto dobbiamo pensare ad una soluzione che sia in qualche modo antropomorfa, se facciamo riferimento a un robot a due gambe, ma la cosa può essere estesa anche per i robot a più gambe. Quindi deve avere, diciamo, una forma abbastanza allungata, insomma, che somigli in qualche modo ad una gamba. Ecco, un modo di procedere è per esempio quello di far riferimento ad un pantografo. Come al solito dobbiamo considerare una retta di riferimento e immaginiamo
ragionare in questo modo. Ecco, supponiamo che il punto di attuazione della gamba, ecco, immaginate che questa cerniera fissa sia installata sul corpo, no? Questo è il corpo, va bene? Stiamo considerando una figura nel piano verticale, quindi questa è la parte del corpo, va bene? Ecco, se io vado, per esempio, per fare delle considerazioni semplici, a dividere questa distanza in quattro parti, lo posso fare chiaramente con qualsiasi proporzione, ma giusto per fare un ragionamento un po' più concreto, ecco, questo punto sarebbe il punto O. È chiaro che se questo è il corpo del robot si muove, ovviamente, ma a noi interessa in questo caso il moto relativo, prima di tutto, cioè il moto della gamba rispetto al robot. Quindi questo punto O sarebbe in sostanza il punto della cerniera fissa del pantografo che abbiamo considerato negli esempi precedenti, però il solidale è il corpo del robot. A noi interessa il moto relativo. È chiaro che se volessi analizzare il moto assoluto, vabbè, devo aggiungere il moto di trascinamento, che è quello di traslazione del corpo. Ok? Benissimo. Allora, se ho diviso in quattro parti, questo punto è, per esempio, quello che abbiamo indicato con Q, e questo è il punto P. Questo può essere il punto di attuazione, quindi dal punto Q traccio una parallela ad OB in questo modo, ok, e sempre dal punto Q traccio una parallela a BP in questo modo, perché ricordatevi che ci deve essere sempre un parallelogramma articolato di mezzo, eh? Poi può essere più o meno evidente, ma c'è, ok? Naturalmente questo link è tutto un pezzo, questo link è tutto un pezzo, quindi queste sono cerniere interne. Bene, quindi questa in analogia, questa simbologia è il punto A e questo è il punto B, ma la cosa importante è il legame OQ o P, perché tra questi c'è il legame di proporzionalità diretta, e questo legame di proporzionalità diretta è imposta dalle dimensioni delle aste, naturalmente. Ok? Benissimo. In questo caso io ho ipotizzato cosa? Ho ipotizzato che OQ risulti essere uguale ad OP diviso 4. Ho diviso in 4 parti, cioè questo è 4 volte più piccolo, come potete vedere, va bene? Quindi io, con riferimento alla legge generale scritta prima, la possiamo scrivere nello stesso modo, ma è perfettamente identica, questa è uguale a 4 OQ, quindi ho un fattore di scala uguale a 4. Perché? Perché l'ho assunto io, potrebbe essere 5, potrebbe essere n, comunque un fattore di scala definito, va bene? Quindi vuol dire che la traiettoria di Q è amplificata 4 volte nel punto P. È identica come forma, perché sono figure omotetiche, ma è amplificata 4 volte. Perché? Perché c'è un fattore di proporzionalità diretta 4 che è imposto e assegnato per il tramite di particolari dimensioni delle aste del meccanismo. Va bene? Ecco. Perché? Perché naturalmente abbiamo dei triangoli simili, quindi naturalmente se OP è 4 volte OQ, naturalmente anche BP deve essere 4 volte AQ, giusto? BP è uguale a 4 volte AQ. Ma AQ è uguale a BC, ok? E quindi io riesco a proporzionare tutto il meccanismo
avendo imposto in questo caso questo fattore di scarto. Quindi, come solitamente accade nel progetto di un meccanismo per la gamba di un robot, noi quello che vogliamo ottenere o vorremmo ottenere come risultato finale è che la traiettoria di questo punto, se stiamo nel piano verticale e questa è la direzione dell'accelerazione di gravità, noi vorremmo questa traiettoria, possibilmente perfettamente orizzontale, no? Perché se fosse perfettamente orizzontale sarebbe una linea equipotenziale del campo gravitazionale. Ricordate, abbiamo parlato di questo a proposito della gru a quadrilatero, no? Il generatore di traiettoria rettilinea approssimata, orizzontale, da banchina portuale, perché se io trasporto il carico su una linea orizzontale sicuramente non faccio lavoro contro il campo gravitazionale, giusto? Il lavoro lo faccio se sollevo, diciamo, l'oggetto e quindi vado contro, ok? Quindi naturalmente questo risultato è difficile da ottenere, perché durante il movimento c'è comunque una sorta di ancheggiamento che determina delle oscillazioni di questo punto rispetto alla linea perfettamente orizzontale, ma nei limiti del possibile quello è il target in fase progettuale. E allora come dovrebbe essere la traiettoria di P e quindi di conseguenza di Q? No? Dovrebbe presentare un tratto rettilineo e un tratto circolare, dove il tratto rettilineo corrisponde all'avanzamento del robot, il tratto circolare corrisponde alla fase di superamento di un ostacolo, cioè di avanzamento della gamba. Avanzamento della gamba, avanzamento del corpo. Ok? Nel moto relativo abbiamo a che fare con una traiettoria che già conosciamo, perché l'abbiamo considerata. È una traiettoria che ha una forma di questo tipo, un po' fatta in questo modo, che se vi ricordate è quella che viene ottenuta per esempio con il meccanismo di Chebyshev. Ma il meccanismo di Chebyshev a cavalletto, come abbiamo visto, e naturalmente abbiamo due bilancieri, però abbiamo il meccanismo di Oken che ci dà la stessa traiettoria, la stessa curva di biella, l'abbiamo dimostrato applicando il teorema di Roberts-Chebyshev, che invece è manovella bilanciere. Quindi, per esempio, potremmo pensare di guidare questo punto con un meccanismo di Chebyshev manovella bilanciere, in modo che ci mettiamo un motorino e otteniamo questa traiettoria. Ma cosa accade alla traiettoria di P? Immaginiamo che questo corrisponda a che cosa? Al passo. Ma più che al passo, attenzione, questo è P quarti, o comunque P diviso il fattore di scala, in questo caso ho ipotizzato 4, ho scritto 4, ma potrebbe essere diverso, va bene? Invece qui che cosa ottengo? Ottengo una traiettoria di P che è uguale a questa, ma è 4 volte più grande. Quindi il passo effettivo ce l'ho qui, per cui se questo è il passo, io qui ottengo qualcosa di questo genere. Naturalmente questa si amplifica non soltanto in una direzione ma anche nell'altra, perché le figure sono omotetiche, ribadisco, va bene? Veniamo all'incirca qualcosa di questo genere. Ok? Dove tutto questo corrisponde al passo, attenzione, passo nel moto relativo al corpo, perché poi il passo totale naturalmente tiene conto anche del moto di trascinamento. E questa sarebbe l'altezza, anche questa è importante perché immaginate nel superare gli ostacoli, altrimenti dovremmo camminare con i piedi a terra, no? Invece non è quella la traiettoria, anche perché sarebbe dispendioso dal punto di vista energetico, quindi naturalmente l'attrito ci serve solo per l'avanzamento, ok?
Altrimenti alzo la gamba, no? Giusto? È esattamente quello che si ottiene in questa progettazione. Quindi vedete come le cose si combinano, e quindi l'utilizzo di un pantografo, per esempio, combinato con un meccanismo di Chebyshev, eventualmente, se volessimo ottenere e dare una maggiore struttura alla gamba, potremmo per esempio pensare di assegnare un modo puramente traslatorio del piede. Non è così, perché nel caso degli esseri umani noi abbiamo anche l'articolazione della caviglia, insomma è molto più complicato naturalmente, ma supponendo di volere un piede che trasli nel piano verticale, questo significa avere cosa? Parallel motion, vi ricordate, ne abbiamo parlato a suo tempo, un generatore di moto traslatorio. Allora, come abbiamo fatto? O possiamo fare riferimento al teorema di Lobel-Chebyshev, che abbiamo visto come fare, oppure in maniera più semplice, e forse qui è più indicato, possiamo andare ad accoppiare il meccanismo di partenza con un doppio parallelogramma articolato, che segue, perché ha due gradi di libertà, segue a seconda il meccanismo di riferimento, in questo caso questo pantografo, ma garantisce la pura traslazione in questo caso del piede nel piano verticale. Quindi qui per esempio possiamo aggiungere un doppio parallelogramma articolato, ok? E questo diventa, per esempio, il piede da torto. Quindi la sua traiettoria è di questo tipo perché è imposta, per esempio, dal meccanismo di Chebyshev. È amplificata per il pantografo ed ha un modo puramente traslatorio per il doppio parallelogramma. Ok? E quindi alla fine otteniamo un risultato che è, insomma, di interesse dal punto di vista applicativo. Naturalmente l'utilizzo del pantografo con un fattore di scala più o meno alto, qui è 4 ma potrebbe essere ancora più alto, ha il vantaggio di spostare il punto di attuazione vicino al corpo, perché qui l'attuazione io la vado a fare qui. È chiaro che poi il motore, qualunque esso sia, lo devo attaccare al corpo, ok? Altrimenti dovrei andare a mettere il motore vicino alla gamba e mi darebbe un tralcio, insomma non otterrei, diciamo, una soluzione molto molto efficiente. All'aumentare del fattore di scala, questo punto si avvicina ancora di più e la traiettoria diventa ancora più piccolina rispetto a quella effettivamente desiderata, perché ho un fattore di amplificazione più grande. Va bene? Ecco, questo è un esempio di applicazione dei concetti che abbiamo visto separatamente, ma come vedete poi il tutto può essere integrato in un'unica soluzione finale.